Global di Roma, siamo con Alberto Zorzi, lui è un nostro grande cavaliere che ha deciso un giorno di andare a vivere in Belgio, anzi no, in Olanda. Certo, come buongiorno mai? A tutti, e io adesso da un anno e mezzo vivo in Olanda perché ci sono molto più opportunità, lavoro in una grossa scuderia che è Staltops e loro mi danno l'opportunità di montare super cavalli e fare bei concorsi e tutte le settimane sono in concorso. Grande scelta, importante naturalmente, monti cavalli veramente grandi, veramente importanti? Sì, sì, diciamo di sì. Ho dei buoni cavalli sia da parte di Jan e adesso monto anche qualche cavallo di Atina, Onassis, e sono tutti dei buoni cavalli, sono molto soddisfatto. Nonostante questo anno e mezzo all'estero, porti ancora la nostra divisa? Certamente, sempre, Forza Italia. Forza l'esercito. Sì, di questo è il primo giorno del Global, com'è andato? È andato bene, sono molto contento, soddisfatto della 145. Ho montato la mia cavalla di punta che domani farà il Gran Premio. Ho fatto 0-0 tranquillo. E invece nella gara grossa di oggi, nella 150-55, ho usato una cavalla di 8 anni, un po' verde per ste gare, però ho fatto un errore, sono molto soddisfatto. Chi porterai al Gran Premio domani? Fairlight. La cavalla che ho fatto terzo in Gran Premio a Valkeswell. Grande soddisfazione, a sì, casa di Tops. Bellissimo, bellissimo. Senti, tornerai in Italia prima o poi oppure ci stai pensando? Vedremo, l'Italia manca sempre. Mi manca tanto, però all'estero ci sono più opportunità per andare in alto livello. Vai a Vienna dopo questo, sì, certo. Questa gara di Roma? Vienna, poi qualche CSI 2 stelle. E poi credo di andare a Oslo e Doha, al finale. Grazie mille e complimenti. Grazie a voi, arrivederci.